corto, o meglio dire i corti, sono intrinsi di folklore. Da quale archivio avete attinto per avere tutte queste informazioni sul passato? Allora, in primis abbiamo attinto ovviamente da Di Gianni, dal regista documentarista Luigi Di Gianni e anche da Ernesto De Martino. Diciamo che quella è stata proprio la base di partenza della nostra un po' anche una seconda spedizione, ora ci vuole. Però in realtà noi nel momento in cui siamo arrivati lì abbiamo comunque iniziato a informarci ulteriormente anche su delle ritualistiche magari un po' emarginate, un po' piccole ritualistiche che magari in questi libri e in questi documentari non sono stati ampiamente citati, e quindi è stata proprio una ricerca continua che poi abbiamo insomma messo insieme anche cioè, per il nostro punto di vista, perché sono ovviamente 5 cortometraggi in cui c'è un punto di vista diverso del rituale di guarigione e quindi abbiamo un po' messo insieme la cultura con quello che abbiamo studiato, delle nostre fonti di ricerca, con qualcosa che era poi principalmente nostro. E si sono state anche intervistate un po' di signore, insomma anziane, quindi sono state attinte da diverse fonti queste informazioni, questo folklore. Ogni corto cerca in qualche modo di conciliare passato e presente. Che difficoltà avete incontrato in queste operazioni? Guarda, in realtà il film nasce da una residenza artistica dove ci veniva chiesto proprio di trovare le declinazioni di come i rituali magici sono ancora attuali. Dunque, come dire, conciliare il passato e il presente in realtà nella Lucania convivono tradizioni ma anche nuove forme di ritualizzazione dei riti. Quindi è venuto anche abbastanza semplice. Però ognuno di noi aveva un retroterra culturale, un passato che ha permesso di inquadrare e di rappresentare in maniera differente, diciamo, il territorio e poi quello che era il tema della residenza, perché questo film collettivo in realtà nasce in una residenza in cui ci sollecitavano a ragionare proprio su queste riattualizzazioni. Le parole sono molto misurate o addirittura assenti in alcuni corti. Perché questa scelta? Nei nostri corti abbiamo deciso di dare grande rilievo all'interazione tra le immagini e i suoni, e per questo la parola è molto, molto dosata, ci sono poche battute, è presente ma ha un grandissimo ruolo il territorio, sia da un punto di vista spaziale, visivo, architettonico, ma anche appunto da un punto di vista sonoro. C'è questo continuo richiamo delle cicale, che infatti è presente sotto, come tappeto sotto tutto il nostro film, e abbiamo cercato di comunicare il messaggio senza per forza dover utilizzare le parole, quindi un'espressione classica, ma cercando di creare delle suggestioni emotive anche da un punto di vista sonoro. Che progetti avete per il futuro? Allora, da un punto di vista collettivo, proprio perché abbiamo collaborato molto sui set e ciascuno di noi ha un po' portato le proprie competenze sul set dell'altra persona, sarebbe molto bello se riuscissimo a portare avanti questo tipo di rapporto, basato molto sul confronto, anche se non abbiamo ufficialmente nessun progetto al momento in canna, e magari possiamo però rispondere tutti su, ognuno di noi ha interessi un po' diversi, dal documentario alla finzione. Per quanto mi riguarda, ho diversi progetti documentaristici perché ho una formazione documentarista. Io anche adesso ho appena finito di realizzare un altro cortometraggio, Mefite, proprio qualche giorno fa, quindi spero dopo questo corto collettivo di riuscire a far andare in giro l'altro, e vediamo. Stessa cosa, nel senso che rimanendo qui nel Sud Italia continueremo a fare produzioni video, a raccontare il Sud Italia con una piccola casa di produzione che sta a Napoli, che si chiama Lunia Film, e quindi continueremo a produrre corti del territorio e altre opere filmiche che nascono qui. Sì, diciamo che siamo tutti un po' sull'onda, no, del documentario, per quanto mi riguarda un po' etnografico antropologico, proprio perché è giusto secondo me raccontare delle storie proprio antropologiche del nostro territorio per valorizzarle e soprattutto per non dimenticarle, perché stiamo perdendo un sacco di memoria ed è giusto che vengano valorizzate.